Invece sono curiosa di andare a sentire qual è il progetto dell'Entella. Do il benvenuto, abbiamo contattato telefonicamente alla presidente dell'Entella, Antonio Gozzi. Abbiamo detto proprio in apertura, presidente, buonasera, che Buonasera a voi. la sua squadra è imbattuta e non è più una sorpresa. È dall'anno scorso che noi parliamo benissimo di questa squadra e adesso è lì che domina. Qual è il segreto della sua squadra, presidente? Ma non ci sono segreti, lavoro, 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 lavoro organizzativo dentro la società, buone scelte tecniche da parte dei direttori sportivi e tanta umiltà, con la quale in questi anni abbiamo cercato di crescere, un po' silenziosamente, ma di crescere. Non siamo soli, naturalmente, abbiamo squadre molto forti che si contendono con noi il primato, a partire dalla Provercelli, che è una squadra molto forte, ma ad altre come la Cremonese, il Vicenza, lo stesso Venezia, il Como che abbiamo affrontato ieri, che è una squadra molto forte. E quindi sarà, credo, un girone di ritorno molto difficile per noi e molto impegnativo, nel senso che ormai ci aspettano, no? L'effetto sorpresa è finito e quindi ogni partita è una battaglia come quelle che abbiamo fatto nelle ultime 3 o 4 domeniche. Tra l'altro c'è anche, voglio dire, una sfida aperta probabilmente per i vostri avversari, visto quel zero che, lo zero che avete nelle sconfitte. Questo è anche importante, essere imbattuti a questo punto del campionato. Certamente non prendere gol e quindi non perdere è molto importante. Io credo che sia importante non prenderle, ma bisogna anche fare gol. Noi nelle ultime 3 domeniche gol non ne abbiamo fatti, quindi anche noi dobbiamo fare qualcosa per migliorare. Stiamo cercando di farlo e speriamo di essere all'altezza delle sfide che ci attendono. Ecco Presidente, c'è per lei Mario Facco che le vuole fare una domanda. Sì, appunto, lei ha appena finito di dire, tanto buonasera Presidente, Buonasera. appunto lei ha appena finito di dire, sono 3 giornate che non facciamo gol, io vedo i numeri però della sua squadra, perché 0 sconfitte, cosa importantissima, però un altro numero importante, 8 solo sono i gol subiti dalla propria difesa, però sento da lei che 3 giornate senza gol già sta pensando a qualcosa, poco fa parlavamo di mercato, ci può annunciare qualcosa di nuovo? Ma guardi, noi abbiamo un problema abbastanza grosso che è la mancanza di Rosso, che è stato per 3 anni il nostro bomber e che purtroppo per un fastidioso problema non riesce a giocare. E quindi, senza nulla togliere agli altri ragazzi dell'attacco che lo sostituiscono egregiamente, però insomma, la mancanza di un attaccante si fa sentire. Stiamo lavorando, il nostro DS Superbi, che è un uomo di mercato saggio e attento, sta lavorando perché certamente se vogliamo provare a batterci per quello che sembrava solo fino a qualche anno un sogno, cioè passare alla cadetteria, noi probabilmente qualcosa dobbiamo fare. Presidente, quanto temete la Provercelli? Molto. Molto la partita che abbiamo fatto a Vercelli è stata una delle partite più dure di questo campionato, siamo riusciti a non prenderle, ma certamente la Provercelli è una grande squadra, una squadra che scende dalla Serie B e che è riuscita a non avere gli shock da discesa che spesso colpiscono le retrocesse, è una squadra solida, forte. Che assomiglia abbastanza a noi, infatti se guardate i numeri non c'è solo la somiglianza del fatto che siamo imbattuti con loro, anche loro sono imbattuti, ma se vedete i numeri dei gol fatti, dei gol subiti, vedete che ci assomigliamo, nel senso ci assomigliamo nel pragmatismo e in un calcio senza frondoli, quindi ammiro molto la Provercelli e la temo. Presidente, rimanga in linea perché questa sua risposta l'ha sentita anche il presidente della Provercelli, Massimo Secondo, a cui do il benvenuto. Buonasera, presidente. Buonasera a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Allora le faccio la stessa domanda al contrario. Quanto temete l'Entella come Provercelli?
Beh, l'Entella, intanto saluto anche il presidente dell'Entella che ho sentito prima in sottofondo al telefono. La temiamo molto anche perché, insomma, a differenza nostra, diciamola tutta, l'Entella è dall'inizio del campionato la favorita, la grande favorita, e sta dimostrando sul campo che il ruolo che viene attribuito in estate, che spesso magari si rivela poi sbagliato, invece in questo caso la regina dell'estate, del mercato, e anche la regina del campionato. Quindi, diciamo, l'Entella tra l'altro viene già da un grandissimo campionato l'anno precedente, e quindi, diciamo, l'Entella è l'avversario da battere. Poi noi siamo riusciti a iniziare bene, appunto, ad ammortizzare la retrocessione, soprattutto dal punto di vista psicologico, e quindi, insomma, la temiamo molto, la rispettiamo molto, ma vogliamo provare a mettere in difficoltà fino in fondo. Ma per provarla a mettere in difficoltà andrete sul mercato? Beh, diciamo che noi siamo in attesa del transfer per Cook, abbiamo preso questo attaccante che ha giocato molte partite di qualificazione mondiale della nazionale finlandese, e quindi un primo rinforzo l'abbiamo fatto. Al momento noi, salvo questo, sentiamo abbastanza completi in tutti i reparti, però è chiaro che da qui al 31 il nostro direttore sportivo Varini sarà attento a tutte le opportunità e a tutte le occasioni che si potranno presentare. Se avremo modo di prendere dei giocatori che pensiamo ci possano far fare un salto di qualità e quindi avvicinarci ulteriormente all'Entella, sicuramente lo faremo. Mario Facco, hai domande per il presidente? Ma io vorrei proporle un gioco. Buonasera presidente. Buonasera. Intanto, visto che sapete che vi stimate, tra Entella c'è tanta stima, tra Entella, certo, appunto, e Provercelli. Mercato aperto è un gioco. Lei col mercato aperto chi prenderebbe nella squadra avversaria? A mercato aperto, chiaramente, è un gioco. Qual è il giocatore che toglierebbe alla sua avversaria? No, ma guardi, allora l'Entella ha un organico molto forte, quindi potrei dire tutti i 11 titolari o tutti i 14, quelli che giocano più spesso, però in realtà io la Provercelli è un po' come una famiglia, io sono affezionato ai miei ragazzi e quindi direi che non li cambio con nessuno. Ma non perché non stimo l'organico dell'Entella, ma perché ho grande considerazione dei miei ragazzi e appunto abbiamo quasi una famiglia, per cui non vogliamo perdere nessuno, via. Allora facciamo la stessa domanda al presidente dell'Entella. Gozzi, ci sta ascoltando, presidente? Sì, mi sto ascoltando. Allora, lei quale giocatore, facciamo il gioco che ha fatto Mario Facco adesso con la Provercelli, quale giocatore toglierebbe ai suoi avversari? Il presidente. Questa è bella, perché così, insomma, porta via il presidente, vuol dire che il presidente ha un ruolo importantissimo, allora. I presidenti normalmente hanno un ruolo importante, ma il presidente della Provercelli, che è riuscito a gestire così bene questa fase complicata della storia della Provercelli, è un presidente importante. Guardi, se posso con una battuta, certo, replicare, io spero che alla fine abbiamo tutte e due un sogno, e spero che tutte e due in un modo o in un altro lo potremo coronare. In ogni caso, se l'Entella, come credo, alla fine ce la farà, diciamo che io spero attraverso i playoff a raggiungere la Serie B, un piccolo merito, diciamo, me lo attribuisco, perché loro hanno un allenatore che, diciamo, ha iniziato con me nel calcio importante, un allenatore molto bravo di cui ho grande stima e che saluto attraverso il presidente, che è mister Tocina, a cui voglio molto bene, aver stato 2 anni con noi, insomma, un po' di tempo fa. È bellissimo sentirvi così,
Cioè, io vi aspetto in studio perché siete meravigliosi, io vi aspetto in studio, mi siedo a fianco a Mario Facco e io vi lascio lì perché siete fantastici. E fatemi giocare ancora qualche partita, poi vediamo. Allora io vi aspetto davvero. Adesso però, prima di salutarvi, voglio sapere dal direttore sportivo del Frosinone Marco Giannitti quale giocatore toglierebbe a questo punto alla Pro Vercelli all'Entella. Lei sta in un altro girone con la sua squadra. Ma io prenderei qualche ragazzo del settore giovanile dell'Entella, perché penso che l'Entella che io l'anno scorso ho incontrato con il San Marino, non tanto bisogna guardarla sui risultati della prima squadra perché è un organico importante, ma soprattutto per il lavoro certosino che in Italia in questo momento si fa poco, come fa l'Entella, è una delle migliori società sotto l'aspetto anche del settore giovanile, è importante. E poi la Pro Vercelli, gli auguro anche loro di salire perché Varini lo conosco, è un amico, e spero tanto che riesca a portare la Pro Vercelli in B. Grazie. Presidenti, ci siete ancora? Sì, ci siamo. Perfetto. Io veramente vi ringrazio. Tra l'altro voglio chiedere a questo punto proprio al presidente dell'Entella, Gozzi, quanto è importante, perché voi investite tanto sul settore giovanile. Noi siamo venuti anche con il nostro Luca Cardinalini a scoprire la realtà Entella, che non è solo calcio. C'è tutto un progetto dietro. Eh sì, noi è da quando il progetto Entella è partito 7-8 anni fa che lavoriamo molto sulla solidarietà, cerchiamo di fare in modo che il calcio non sia solo un'occasione di spettacolo importante, ma anche un modo per aiutare quelli che hanno più bisogno. Il settore giovanile è un punto importantissimo del nostro progetto. Io ho detto più volte e ripeto che il settore giovanile per me è importante tanto, forse ancora di più, della prima squadra, e credo che ci abbia dato delle soddisfazioni il fatto di aver avuto ragazzi come Zampano, come De Col, che oggi giocano in Serie B, e altri come Borra, Saber, Di Grossi, che giocano in primavera importanti di Serie A, significa che abbiamo fatto un buon lavoro e vogliamo continuare così. Ecco, volevo intanto chiedere a Dario Di Gennaro se ci sono domande per i presidenti che arrivano anche dalle nostre pagine Facebook e Twitter. Sì, buonasera Presidente Gozzi, dalla pagina nostra Facebook ci chiedono se poi alla fine uno dei migliori acquisti dell'Entella non sia proprio Adrian Ricchiuti, un giocatore che avete già in casa, che adesso dovrebbe essersi ristabilito. Purtroppo Adrian fino adesso non ci ha aiutato, non ci ha potuto aiutare per un fastidioso problema al polpaccio. Speriamo di recuperarlo, stiamo lavorando, lo staff medico sta lavorando per recuperarlo. Certo, un giocatore come Adrian Ricchiuti nel girone di ritorno farebbe davvero la differenza. Grazie davvero. Io saluto il presidente dell'Entella Antonio Gozzi, grazie davvero, vi aspetto grazie, in studio. Grazie, saluto il presidente grazie. Della Pro Vercelli Massimo Secondo. Naturalmente, grazie, buona serata a tutti. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. La Lega Pro è anche un po' la Lega che racconta delle straordinarie favole, noi siamo qui per raccontarle. Mario Facco? Sì, io volevo dire una cosa, è molto interessante sentire parlare di settore giovanile proprio nella Lega Pro, perché il settore giovanile, ad esempio nelle squadre di Serie A, i giovani che escono dalla primavera della squadra di Serie A trovano veramente troppo divario tra la primavera e la prima squadra. E queste squadre di Serie A mandano i propri giocatori, i propri giovani, come si dice in gergo, a farsi le ossa nella Lega Pro o in Serie B. Loro praticamente ci sono già in Lega Pro, e spero per il prossimo anno per loro in Serie B. Perciò il settore giovanile è molto interessante, perché proporre un giovane e averlo già pronto per la prima squadra credo che sia una cosa che non si possono permettere le squadre di Serie A, perché il divario è troppo alto dalla primavera alla prima squadra.